Salve a tutti in Davi e bentornati in Mega Man X4. Siamo alla sesta parte. Sì, sesta parte. Dopo che nello scorso episodio abbiamo fatto tutti i Maverick e il primo livello finale. E oggi dovremo fare. Mi sembra che questo gioco in realtà abbia solo due livelli finali. Quindi mi sa che questa potrebbe essere l'ultima puntata. Vediamo. Però potrebbe esserlo. E vabbè, l'abbiamo già visto, sto filmato. Dobbiamo andare nello spazio a vedere cosa ne sta facendo la rete di forza e rilasciare Double qui. Double che non ci si aspetterebbe mai una voce simile. Double, what's the matter? Ma viene fuori che Double è fatto così in realtà. E ammazza tutti. Questa è la voce di X, eh? Vabbè, la voce di Double ci sta pure alla fine. Non si capisce quello. Perché c'ho la tosse oggi? Vabbè, non si capisce quello che dice. Però alla fine la voce è azzeccata più o meno per il personaggio. X, no. Arrivare lì. Perfetto. Un salto un po' preciso, però si può fare perfettamente. E adesso andiamo qui, perché qui ci aspetta Double. La prima volta che lo vediamo in versione di mappa. Perché sei qui? Sono tutti idioti. I Maverick Hunters, la Rebel Force stanno rendendo il mio lavoro troppo facile. E beh, questo ci farà male, apparentemente. Ora, come funzionava sto boss? Ah sì, ecco. Vabbè, non è troppo difficile alla fine. Bello il modo in cui dice destroy. Destroy. Non chiedetemi che dice qui, credo tipo you will die. E vabbè, credo che quindi Double sia tipo un cacciatore di taglie o qualcosa di simile, un soldato di Sigma, di sicuro un Maverick, si vede dal simbolo. Se ne è veramente uscito con il tipico Uri alla JoJo? Eh sì, era solo una questione di tempo prima che iniziassimo pure qui con le referenze a quella serie. Sì, come ti aspetti che io possa evitare quell'attacco? Uccidendoti, semplice. Mamma mia, quanto è brutto.
come ho potuto perdere contro un debole come te? Perché l'hai fatto? Sei così ingenuo, X. Sono stato mandato come spia, quindi era una spia, dall'inizio per sorvegliarti. Double, mi fidavo di te. E la tua ingenuità, il tuo difetto fatale e tutte queste cose qua abbiamo già visto. Capcom, scrivi nuove storie per cortesia. Scrivi nuove storie in cui introduci i personaggi, possibilmente. Ok, il livello qui continua, come vedete. Ok, no. Suppongo che quella sia una sezione per Zero, perché Zero può eseguire un salto doppio in questo gioco. Ok. Non avevo visto il vuoto. Che ho fatto l'errore di fidarmi. Vediamo se riesco a passare, eh. Mazza, perfetto. Scusate un attimo, eh. Ma se io scatto giù da un precipizio non posso poi attivare uno scatto aereo oppure iniziare a fluttuare? Ma dov'è la logica? Non è che sono saltato giù dal precipizio, quello che è. Veramente? Mazza che delusione. Cioè, preciso. Ma andiamo avanti piuttosto. Ecco, Zero dovrebbe scendere da lì in quel caso. Ok, arriviamo quindi al boss, che compare così dal nulla, ed è il generale, quello di prima, perché il generale è grosso, molto grosso apparentemente. Se è così grosso il generale, allora Sigma quanto è grande in realtà? Cioè, non capisco. Vabbè, dobbiamo costruire una nazione per i Reploidi, quello è il nostro obiettivo. E combatteremo chiunque cercherà di interferire con la nostra indipendenza. My fate is sealed. I have no choice. Sempre la voce fiera del generale, perfettamente adatta al boss semifinale, diciamo. Qui potresti togliere, grazie. Ci lancia i suoi pugni. E questi anelli di energia che sono molto difficili da evitare, come potete vedere. Ora credo che si aspettino
credo che utilizzando Zero io debba salire sui pugni evitando gli anelli per raggiungere la sua testa. Ma con X, come vedete, questo non è assolutamente necessario. Ma i pugni vengono danneggiati in realtà? Non sembra. Vedete, lampeggiano perché ho danneggiato il suo corpo principale. Dai, vediamo se riesco a farlo da una giusto boss. Scendi e torna al tuo posto. Oh. Genera. Ma che stai a fa'? Cioè, per solo perché ci teneva così tanto a salire in quel momento e a non tornare di là, io ho dovuto sprecare uno scontro no damage. Ho dovuto buttare via così la vittoria perfetta. Generale, non si fa così. Vabbè, nel frattempo c'è un malfunzionamento nell'arma, perché qualcun altro lo sta controllando. Indovinate chi? Sigma. No, preferirei continuare a salvare sempre qui. Infatti questo, a questo punto, è il livello finale. A meno che non c'è qualcosa che mi sono dimenticato. Ora, scusate, però vado un momento alla Snow Base, perché mi devo come minimo riempire poco poco quei subtank, perché Sigma non è proprio facilissimo. È più fattibile in questo gioco di come era in altri, però comunque facile non è. Quindi vediamo qui sopra X Buster, per cortesia. X, non iniziare. E a questo punto rifarò questo processo giusto un paio di volte e poi ci rivedremo dopo per il livello finale. Ok, sono qui nell'ultimo livello. Scusate, non vi ho fatto vedere io che entravo, però è l'ultimo livello e quindi andiamo avanti. Mi sono, come vedete, caricato i subtank tutti e due, perché credetemi, serve contro il boss finale di questo gioco. E perché no? Questa volta facciamola vedere la boss rush, perché come avete notato io durante la serie ho fatto tutti i boss buster only. Quindi perché no? Durante la boss rush userò le armi speciali, che sapete potrebbe fare un pochettino comodo, no? Visto che è come ci si aspetta in teoria che i boss vengano fatti. Allora, quindi iniziamo da Web Spider. Vi descriverò anche un po' le strategie che possono cambiare con le armi. Dunque, Web Spider non cambia di molto la strategia se usiamo il Twin Slasher, che è la sua debolezza. Quello che cambia è che, essendo il Twin Slasher un'arma a raggio abbastanza elevato, è molto più facile colpirlo, perché non dobbiamo neanche saltare, vedete? Da terra lo riusciamo benissimo a colpire. Poi basta evitare le sue ragnatele. Ora, io mi ricordo in realtà una volta di averlo fatto cadere utilizzando il Twin Slasher, magari lanciandolo sul filo, però non ci sono più riuscito, quindi potrei ricordarmi male.
La fase 2 non cambia granché, praticamente tutto quello che dobbiamo fare è, come sempre, evitare quei ragni, evitare altre ragnatele, magari evitarle effettivamente. Ho detto evitarle, X. I ragni non muoiono in un colpo solo di Green Slasher. Almeno due gliene servono, non so perché quello lì è morto subito. Però non funziona così. Però tutto sommato fattibile. Il fatto è che questi boss con le debolezze si possono tranquillamente sconfiggere per come si dice, per più potere, perché siamo molto più forti di loro e quindi siamo in grado di sconfiggerli senza problemi. Vedete, lui no, perché se lo colpiamo con il Double Cyclone, come vedete, continua a saltare a destra e a sinistra e quindi diventa facilissimo. Cioè, questo era uno dei boss più difficili, ricordiamocelo. E invece, ecco qua, bel duello finale avuto con X. Fuori di qui. Andiamo avanti piuttosto. Solo mi sono fatto colpire dalla fiammata all'inizio. È stato un errore da parte mia, però si può benissimo fare no damage. Cioè, l'avrei fatto no damage se non fossi stato colpito. Oh, Cyber Peacock è un po' particolare, perché la sua debolezza è il Soul Body. Il problema del Soul Body è che, come vedete, quando io mi giro non fa tutto il giro intorno a X, ma si teletrasporta subito nella direzione opposta. Anzi, nella posizione opposta a come era prima. E per questo, se Cyber Peacock si trova in posizione intermedia, nel frattempo no damage proprio senza problemi, però se lui si trova in una posizione intermedia tra X e la dove si trova il Soul Body nel momento in cui si gira, cosa possibilissima perché se è più piccolo di quanto sembri la sua hitbox, non viene colpito e però riesce a colpire noi. Quindi attenzione, bisogna sempre tenersi a distanza di sicurezza. Storm Owl invece diventa facilissimo, perché, come vedete, la sua debolezza è l'aiming laser di Cyber Peacock, che gli fa questo effetto strano. Non capisco che cosa gli faccia per disturbarlo così, però come vedete interrompe tutti i suoi attacchi e lo fa scappare. Ed ecco qua, altro boss no damage. Bisogna essere un po' veloci per riuscire ad agganciarlo con il fatto che lui si sposta in continuazione. Però, cioè, non che si sposta, però che cambia il punto da dove entra. Però, come avete visto, è possibilissimo. Un altro possibilissimo è lui, Jet Stingray. Però lui richiede un po' di sforzi extra. Bisogna riuscire a colpirlo sempre
da dove arriva. Anzi, no, a pensarci bene, no, è facilissimo. Jet Stingray, perché noi possiamo semplicemente creare un Frost Tower, magari con un tempismo un po' migliore, e come vedete lui ogni volta che cerca di caricare contro di noi ci colpisce. Se lancia le sue mante possiamo semplicemente saltare contro di lui. No, non ho mai visto fare questo attacco. Però sì, Jet Stingray diventa effettivamente quasi più difficile con il Frost Tower. Se non si... Perché con il fatto che è veloce a caricare giù... Come si può spiegare? Quando lui carica verso il basso, non appena arriva nella posizione a cui sparerebbe le mante, è incredibilmente veloce e non riusciamo a creare il Frost Tower in quel lasso di tempo. Quindi la scelta, come avete visto, è o creare un Frost Tower al centro, che però non è garantito che lo colpirà, oppure oppure cercare di colpirlo però rischiare di essere colpiti. Quindi non è proprio facile. Quello che invece è facilissimo è lui, Frost Walrus, perché come vedete noi possiamo tranquillamente colpirlo con il Rising Fire e non abbiamo nessun tipo di problema. Ah, tra l'altro vi vorrei far notare come le armi caricate non siano influenzate dal fatto che noi in teoria abbiamo munizioni infinite. Vedete? Io senza problemi lo riesco a colpire con munizioni infinite normali, però nel momento in cui ho usato, l'ho caricato, è sceso sono scese le munizioni. Potrei andarmi a caricare effettivamente. Anche se i due boss che stiamo per affrontare diventano patetici con le bolezze. Vediamo, l'ho preso giusto. Oh sì che l'ho preso giusto. Perché rimangono Slash Beast e Split Mushroom. Ora, Slash Beast, ogni volta che viene colpito dal Ground Hunter di Justin Bay, usa questo attacco. Noi possiamo saltare sul muro, sparargli in un altro, tanto quello scende sul muro e quindi lo colpisce, e non avremo nessun problema. Ed ecco uno dei boss, un boss abbastanza difficile, uno dei boss più difficili mai, però comunque era rispettabile la sua difficoltà, è diventato facilissimo. Quando mi sono fatto... Ah no, quello è per la ricarica che non era abbastanza potente. Una cosa che tra l'altro non ho detto, questo è l'ultimo livello del gioco e hanno messo quindi la boss rush nel livello finale. Non è una bella cosa, è niente. Perché vuol dire che ogni volta che dobbiamo fare il boss finale dobbiamo... Cioè,
se noi poniamo di non riuscire a fare il boss finale una volta, e credetemi, lo so per esperienza personale, perché io sto riregistrando questa parte perché una volta ci ho provato e non sono riuscito a fare il boss finale. Vedrete poi perché. Devo rifare tutta la boss rush. Che ok, è corta alla fine, relativamente 12 minuti, però dà fastidio doverla rifare ogni volta. Quindi prendiamoci le nostre ricariche e andiamo avanti. Andiamo avanti per incontrare la morte in persona, che è Sigma. Cioè, questo ogni volta deve travestirsi da qualcosa, eh? Un Jedi, Wolverine, Wolverine, anzi, Capitano America o la morte. Vabbè, comunque. Era ovviamente lui che manipolava tutto. Come bello che il gioco si comporta come se non fosse ovvio. Però quello che non era ovvio è che lui ha intenzionato a distruggere la Terra con l'arma della Repliforce, che è quella dove siamo noi. L'arma finale, che è una sorta di morte nera, suppongo. A vederla sembra tipo il classico laser spaziale gigante alla colonia spaziale Ark. O alla morte nera, perché no. Tremble with terror. You are finished. Tra l'altro, perché all'interno di un'arma di distruzione di quel tipo c'è questa arena, veramente non ne ho idea. Oh, allora, questo boss è patetico, cioè è una delle cose più facili che io abbia mai visto. Come vedete, ci basta lanciargli un Rising Fire ogni volta, metterci oltre la linea del mezzo, completamente oltre, come vedete, e poi scattare verso quella parete, perché lui ogni volta si comparirà nel lato più lontano a noi, e da lì caricherà su tutto lo schermo con la falce. L'unico punto sicuro, come vedete, è proprio all'angolo sotto di lui. E vabbè, nel frattempo lui è diventato così, con questa forma bille perfetta. Cioè, guardate, veramente questo è bello. Allora, io devo ancora capire veramente come se ne aspettino, come si aspettano che io possa schivare questi boomerang. Però già mi sembra perfetto. Direi non proprio bene è andata, però mi dà vita, considerando che poi per fortuna non sono stati infami, ci hanno messo una mini ricarica. Forse potremmo farcela questa volta. Allora, e questa è la parte in cui ho fatto game over. Perché? Allora, vediamo un po' come si può spiegare questo boss. Come vedete, lui aveva quella forma di pistola, ha anche la forma di testa, ovviamente usa questo attacco maledetto. Allora, dunque, lui alternerà costantemente tra la forma di testa e la forma di pistola. Infatti, come vedete, prima ha usato la forma di testa, ora usa quella di pistola. Ogni forma ha due attacchi. Lui ha
50 e 50 di possibilità di usare ciascuno di questi. Le forme hanno debolezze diverse. La testa è debole contro il Ground Hunter, mentre la pistola è debole contro il Soul Body. Come ho già detto, ogni forma ha due attacchi. La testa ha questo attacco, che è la cosa peggiore della storia. E come vedete, io l'unico modo in cui sono in grado di schivarlo è usando la Frost Tower, perché veramente non ho idea di come schivare tutte quelle rocce in un altro modo. È un attacco che non abbiamo visto del vento, come lo definisco io. No, tempo di usare un Sartank X. Ah, come vedete, in ogni pausa tra queste due forme lui utilizzerà queste teste per utilizzare un altro attacco. L'attacco della testa di ghiaccio è facilissimo, l'attacco della testa di fuoco un po' meno, l'attacco della testa di fulmine non chiedetemi come schivi. Allora, questo è l'attacco che noi vogliamo che lui usi mentre è una pistola, perché quell'attacco ci permette di colpirlo, a differenza dell'altro che, come vedete, al massimo possiamo colpire una volta. Allora, mettiamoci al centro e basta con ste rocce. Ah, però... Ok, forse ho capito. Forse ho capito come si schiva. Devo saltare lì, l'attacco del vento. Ora, qui noi vogliamo prendere il Ground Hunter e lanciarlo nella sua bocca. Quello è l'unico modo per fargli un danno decente. Ora, preferirei non usarlo ancora al Sub-Tank, preferirei utilizzarlo quando c'è una possibilità concreta di vincere, che al momento non c'è. Oh, perfetto. Oh, di nuovo il vento, grazie. Quindi Ground Hunter. Dobbiamo cercare di colpirlo almeno con due Ground Hunter ogni volta che usa il vento. Perché il laser singolo? Guardate se non userò roccia adesso, eh. Ah no, di nuovo il vento. Un gentiluomo vedo. E già siamo arrivati a metà della sua vita. Ok, la possibilità la vedo. È il tempo di utilizzare tutte le nostre energie al massimo. Sta sotto metà della sua vita per ogni forma. Non tirerà fuori altri attacchi adesso. Non ha sorprese in serbo per noi.
L'unica sorpresa che abbiamo in serbo per lui è il nostro potere vero. Al massimo delle nostre potenzialità, noi lo sconfiggeremo. Non registrerò. Come vedete, anche un plasma shot ben piantato, ben piazzato, è in grado di fermare tutti i detriti. Ok, giusto un'altra volta che usa la pistola. Forse dovrei utilizzare l'X-Buster prima, infatti. Non sono mai... No, ci sono stato perché ho finito il gioco, però è una vista veramente rara per me, vedere così poca vita nella forma della testa. La fine per te! Oh! Ora, non abbiamo finito, perché per finirlo dobbiamo distruggere entrambe le forme. E guardate se non usa l'attacco più infame proprio adesso, eh. Ok, devo caricarmi. Un colpo è tutto quello di cui ho bisogno. Ce l'ho fatta. Sì. 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 Te lo dico io. La soddisfazione di finire questo boss è qualcosa che non è difficile da descrivere in termini umani. Ah, mi posso muovere, ok. E qui compare il generale, che può fermare l'arma con il suo corpo. Morirà, ovviamente. Altra cosa che sembra che ci dovrebbe dispiacere, però. Non ti conosco, generale. Non sono stato introdotto al tuo personaggio. Vabbè, nel frattempo ce ne andiamo. X si è tolto l'armatura, non si sa quando. Questa è... bella costruzione scenografica. Cioè, silenzio e poi... Sigma non era fatto così, manco per niente. Bella voce che c'è a Zero, proprio... No? Sempre spettacolare. But Zero, what if I become one of the Mavericks? Don't ask such silly question. I'm breaking contact now. Wait, Zero! I'm serious! Zero, if I become a Maverick, you have to take care of me. Don't be ridiculous. Now hurry on back. Promise me, Zero. Vabbè. Ve lo dico io quello che è successo, perché non si è capito granché. Allora, X ha detto a Zero praticamente di ucciderlo nel caso in cui lui diventi un Maverick. Scena che sarebbe dovuta essere drammatica, però di nuovo non posso prendere sul serio una scena in cui X parla con la voce di una ragazzina. Mi dispiace, non ci riesco. Allora, nel frattempo abbiamo i credits, in cui, come potete vedere, alcuni, molti usano degli pseudonimi, ad esempio Oko. E nel frattempo suppongo che sia il caso di dare la mia opinione su questo gioco. È bello,
Questo gioco per me è il mio preferito di tutta la serie di Mega Man X. Cioè, allora, il level design per quanto mi riguarda è il migliore. I controlli sono splendidi, la grafica è splendida, la musica è bella. La storia, vabbè, lascia un po' a desiderare, però non è che io mi aspetti tutta questa storia da Mega Man, onestamente. Il doppiaggio lasciamo perdere. Proprio preferirei proprio evitare di parlarne. Le animazioni nei filmati, però, quelle sono belle. Insomma, ripeto, per quanto mi riguarda, questo è il mio preferito, almeno di questa collezione. Voi considerate, io non ho mai giocato a quelli successivi, quindi non so dire. Però, stando a quello che so, non sono migliori di questi. Quindi vedremo. Allora, a questo punto cosa farò dopo questo? Beh, io stavo pensando di fare una serie con Zero, perché Zero in realtà ha una sua storia, non ha dei suoi livelli, però il suo stile di gameplay è relativamente molto diverso da quello di X, proprio perché X attacca da lontano e lui deve attaccare da vicino invece, a causa della sua spada. Quindi potrebbe essere interessante una serie con Zero. Sperando che non abbia la tosse quando lo faccio. E per il resto, ho già detto, do pieni voti a questo gioco, la mia piena approvazione, prego. E a questo punto vediamo quello che succede dopo i credits. Vediamo se stavolta torna allo schermo del titolo. Ok, la musica si silenzia, passa una cometa, questo va via. La battaglia è finita, ma X non, in qualche modo non si sente bene. Cosa che hanno usato? È quello che è successo. Non mi va di tradurre, soprattutto quando va a sta velocità, non ci riesco a tradurre in diretta così. Mi dispiace. E vabbè. Ok, torna allo schermo del titolo. Quindi, per questa serie è tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, così che possa migliorare il contenuto. E noi ci rivedremo in un prossimo episodio di Mega Man X4, ma questa volta con Zero. Quindi ciao a tutti!